Sono stati presentati davanti ai silos della vecchia stazione centrale a Pescara i 5 nuovi bus elettrici per il trasporto pubblico destinati a entrare in esercizio sulla strada Parco e non solo. Erano presenti i sindaci di Pescara e Montesilvano, Carlo Masci e Ottavio De Martinis, il vice sindaco di Pescara Giovanni Santilli, l'assessore ai trasporti del comune di Pescara Luigi Albore Mascia, il presidente dell'azienda Tua Gianfranco Giuliante e il dirigente tecnico della Tua, l'ingegner Michele Valentini, che ci ha parlato di questioni prettamente tecniche riguardanti questi bus. È stato effettuato anche un primo tragitto di prova dall'area antistante la stazione di Pescara alla zona del Palacongressi di Montesilvano. Sì, sono soddisfatto perché finalmente Pescara, ma direi che è un processo ormai in atto da un po' di tempo, va nella direzione in cui vanno le città più evolute in Europa e in Italia, perché la transizione ecologica, la sostenibilità ambientale delle infrastrutture è un concetto fondamentale e ricercato dalle maggiori amministrazioni comunali italiane e quindi a maggior ragione in Abruzzo dal comune di Pescara, in questo caso anche dal comune di Montesilvano, con cui c'è un tandem strutturale molto importante, soprattutto dedicato alla nostra comunità, soprattutto per il fatto che a Pescara ogni giorno entrano migliaia e migliaia di autoveicoli di non residenti pescaresi che portano economia a Pescara, che hanno interessi a Pescara, che vengono a fare shopping a Pescara, ma che possono avere anche l'opportunità di usare un mezzo pubblico a impatto zero. E questa è la prospettiva e questa è la visione che anima questa nostra iniziativa. Strada Parco e non solo, ci pare di aver capito. Ma il tema non è solo quello della strada Parco, su cui vengono concentrate, secondo me, anche attenzioni eccessive. La strada Parco, che è via Castellammare Adriatico, è un percorso storico, ma in realtà oggi noi presentiamo dei mezzi che sono destinati alla città, che attraversano comunque tutto il territorio della città di Pescara, che sono destinati ad attraversare tanti chilometri di strade pescaresi, anche nella zona collinare, e quindi in tandem con Tua e con il comune di Montesilvano si farà un ragionamento per i migliori percorsi, proprio perché l'obiettivo è quello di garantire un servizio all'avanguardia alla nostra comunità e anche alla comunità di Montesilvano, che, come dicevo, ha un legame stretto e diretto e viceversa con il territorio di Pescara. Si parte già da gennaio, da subito. Ma certo, questi mezzi sono qui, certamente ci sono cattivi esempi italiani di mezzi costati tanti soldi, penso per esempio al comune di Roma. È cosa nota che magari hanno tenuto autobus nei depositi senza nessuna ragione, invece questi autobus sono stati acquistati con fondi europei, quindi con fondi anche italiani e devono essere messi a frutto e a rendimento nel miglior modo possibile, come ho anticipato. Pescara naturalmente dal punto di vista urbanistico ha scelto una direttrice principale che è quella che praticamente parte da Montesilvano e al momento per il Biarretti arriva al Tribunale. Di conseguenza questi saranno i mezzi che sicuramente andranno là, però non hanno potenzialità per poi sopperire a quelli che sono i flussi di utenza. Allora a questo punto naturalmente interverranno i cosiddetti, quelli che chiamavano filobus, che adesso invece sono autobus elettrici con ricariche in movimento, così si chiamano l'ultima generazione, che hanno il vantaggio di ricaricarsi, invece di essere fermi, di ricaricarsi dove ci sta l'impianto. Quando esce dall'impianto esce con le batterie cariche e quindi può fare anche 15 km senza ulteriore ricarica. Questi invece sono con le ricariche statiche, di conseguenza loro devono fermarsi al deposito e ricaricare. Le potenze naturalmente sono potenze abbastanza elevate, per cui non è che possiamo pensare di acquistare questi tipi di autobus 50 o 60, perché non avremo la disponibilità della potenza per poter ricaricare. Al momento questi riescono comunque a coprire sicuramente i turni dell'urbano, a prescindere se sulla strada Parco altri, diciamo, altre zone della rete urbana di Pescara. Fanno 157 km al momento, li abbiamo già testati, li stiamo testando adesso.